Sono state le mamme a denunciare. La signora Jessica è stata allertata da suo figlio e ha deciso di farsi coraggio avvisando tutti i genitori. Da lì le indagini della polizia, ma oggi le mamme hanno mostrato il loro dolore e il loro senso di giustizia davanti scuola. Mio figlio appunto raccontava di questi episodi che accadevano in classe e quindi dopo più volte dette alle maestre ovviamente incredule, io poi abbiamo deciso insieme con le altre mamme di denunciare la cosa. C'erano anche violenze fisiche? Sì, schiaffoni, gli tirava le orecchie, lo strattonava, spinte, sì. A volte mi ha detto pure che è anche caduto. Grazie al bambino di questa signora che, meno male, ci ha detto tutto. E comunque sia, un bambino si sa che è un po' monello, un po' tremendo, ma sono bambini, sono pur sempre bambini di C'è 4 gente che anni piange. e lui non si doveva permettere. Gli schiaffi o parolacce, perché lui le ha ripetute spesso queste parolacce, mio figlio, anche a casa. E tornava anche più nervoso. Ma c'è chi, tra i bambini, per un mese non è riuscito a mettere più piede in quella scuola degli orrori su cui la polizia continua ad indagare. Mio figlio piano piano è riuscito a dirmi tutto, non subito, piano piano, e mi diceva che il maestro gli tirava le guance, gli tirava le orecchie, lo picchiava dietro la testa, a volte gli tirava anche i capelli e poi mi ha detto anche che lui è stato messo sotto l'albero. Mio figlio mi ha detto: mamma, io avevo tanta paura di stare lì perché piangevo, ti volevo ed ero tanto solo. E quando me l'ha raccontato, ho detto io: ma che cosa stai dicendo? Sì, mamma, è vero, è tutto vero. Era terrorizzato, tremava, piangeva, faceva dei disegni orrendi e disegnava il maestro, lo scarabocchiava, diceva che questo è cattivo. Ora è più tranquillo mio figlio, dopo più di un mese l'ho riportato oggi.